Compito della nostra sezione è la sorveglianza della qualità dell'aria. Realizziamo questo obiettivo svolgendo tre attività principali. La prima, quella più tradizionale, è la misura dei livelli di inquinamento attraverso strumentazione collocate in stazioni di misura che sono ubicate in siti rappresentativi delle diverse realtà emissive della nostra regione. La seconda attività è un'attività che chiamiamo modellistica della qualità dell'aria. Attraverso l'utilizzo di modelli matematici simuliamo qual è il livello di inquinamento su tutto il territorio regionale. Questi modelli dall'anno scorso ci hanno permesso anche di fornire al cittadino le previsioni della qualità dell'aria. E quindi ogni giorno sul nostro sito internet si possono vedere le previsioni di qualità dell'aria per i giorni successivi. Una delle aree operative dell'ARPA è la rete di monitoraggio di qualità dell'aria. È composta da una serie di stazioni dislocate su tutto il territorio regionale. Una di queste è a Piazza Pluve ad Aosta e la vediamo alle mie spalle, dove sono localizzati tutta una serie di strumenti di misura di qualità dell'aria. Questi strumenti inviano quotidianamente tutta una serie di dati presso il nostro centro operativo sito a Saint Christophe. Questi dati devono poi essere controllati e verificati quotidianamente. Per ogni inquinante è previsto un misuratore specifico proprio perché ogni inquinante ha delle caratteristiche diverse. Ad esempio le polveri o gli ossidi di azoto hanno andamenti più elevati e livelli più elevati in inverno. Questo perché c'è più traffico, c'è il riscaldamento, c'è l'inversione termica. Gli strumenti posizionati all'interno della cabina sono essenzialmente di due tipi diversi. I misuratori automatici utilizzati per le misure dei gas e i campionatori tendenzialmente utilizzati per le misure di polveri. Questi sono due strumenti di misurazione automatici delle polveri, PM2,5 e PM10. PM10 è quello che più si sente parlare ultimamente, soprattutto nei periodi invernali, per i livelli critici che soprattutto nelle città italiane raggiungono. Adesso effettueremo il cambio dei filtri di uno strumento di misurazione automatico di polveri. Inizialmente estraiamo i filtri utilizzati nel mese. Come vediamo, l'anello bianco esterno è il colore originale del filtro, mentre invece il colore grigio interno sono le polveri totali accumulate all'interno delle 24 ore. Adesso vediamo l'operatore che carica sui portafiltri i nuovi filtri bianchi che verranno utilizzati nel mese successivo. Qui vediamo le tessere di prelievo di differenti campionatori di polveri che abbiamo visto all'interno della cabina. L'operatore effettua ora lo scarico dei filtri che hanno campionato l'aria per 48 ore. Su questi filtri il laboratorio dell'ARPA effettuerà l'analisi delle concentrazioni dei metalli in aria. Anche in questo caso possiamo vedere la differenza tra i filtri campionati per 48 ore, mentre quelli bianchi che vengono posizionati all'interno dello strumento. La terza attività riguarda il controllo alle emissioni delle attività produttive. In quest'ambito formuliamo delle prescrizioni tecniche cui le aziende devono attenersi per ridurre le emissioni inquinanti e successivamente effettuiamo direttamente i controlli ai camini per verificare che tali prescrizioni siano rispettate. ARPA controlla le emissioni della Cogne Acciai Speciali, che è un'azienda siderurgica che sta all'interno della città di Aosta, quindi siamo assolutamente consapevoli del fatto che può essere un'azienda che potenzialmente ha degli impatti importanti sulla qualità dell'aria e quindi, oltre a fare i controlli a camino che si fanno periodicamente, abbiamo avviato insieme alla Cogne
tutto un processo di controllo degli impianti in continuo, che significa aver imposto nell'autorizzazione l'installazione di sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni, ma anche il controllo dell'impianto. Questo fa sì che tutte le informazioni relative all'impianto, alle emissioni dell'impianto, vengano monitorate continuamente e vengano trasmesse in tempo reale all'ARPA. Qua siamo al camino E1, il camino posto a servizio dell'acciaieria del forno, il forno fusorio HP. A questo camino è installato un sistema che consente il campionamento in continuo di diossine. Altri due dispositivi che consentono il monitoraggio in continuo delle polveri e della portata dei fumi di emissione. Questo rumore molto forte che sentite sono i filtri e le ventole di raffreddamento dei fumi. La stazione di monitoraggio della pepiniera si trova a ridosso dello stabilimento di raccoglie acciai speciali. Si trova in questo punto proprio per evidenziare le massime criticità possibili dovute all'impianto siderurgico. La differenza tra questo sito e quello di Pluve è sostanzialmente nell'origine degli inquinanti. Mentre Pluve è un sito da fondo urbano, qui è un sito industriale, quindi gli inquinanti monitorati sono sostanzialmente quelli dovuti a questo tipo di fonte, quindi polveri, monossido di carbonio, ossidi di azoto e soprattutto metalli. Siamo al pulpito del forno fusorio UHP. Cogne Acciai Speciali ha sviluppato internamente un sistema di supervisione del nostro sistema di aspirazione e abbattimento fumi. In diretta ci consente di monitorare quali sono i parametri fondamentali di emissione. Questo ci permette di essere consapevoli su quello che è il nostro livello di impatto sulla città e sull'ambiente, ma soprattutto di attivare sistemi di allarme nel caso in cui vengano superate delle soglie estremamente cautelative di emissione. Il rumore che sentite è il rumore del nostro forno elettrico fusorio che sta fondendo il rottame per produrre l'acciaio liquido. In questa fase vengono emessi dei fumi che sono costantemente monitorati dai nostri sistemi di supervisione. Il pannello che vedete alle mie spalle è il sistema di supervisione dei nostri sistemi di abbattimento fumi e filtraggio. Il sistema è stato realizzato internamente dal nostro laboratorio elettronico e rappresenta il sinottico, rappresenta la cartina di quelli che sono i nostri impianti. Quindi vi è un'immagine che consente immediatamente ai nostri operatori di avere sott'occhio quella che è la situazione degli impianti, visualizzando quelli che sono i parametri più significativi, in particolare quelli legati all'emissione in ambiente di polvere. Ecco che adesso di ritorno dalla stazione di Pluve consegniamo i filtri campionati al laboratorio per la prima pesata che dovranno effettuare per la determinazione delle polveri. Ecco, ho registrato i campioni, adesso li lascio a voi per l'analisi. Grazie Xavier, adesso li metto in cabina climatizzata 48 ore e poi facciamo l'analisi. Bene, adesso noi metteremo questi filtri in questo portafiltri, li condizioneremo per 2 giorni, 48 ore. Li lasceremo chiusi in questa cabina per 2 giorni a condizionare a una temperatura di 20 gradi centigradi e a una umidità relativa del 50%. La stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di Latuil risale al 1991, una delle prime stazioni costruite
insieme a quella di Pluve e Donnasse, proprio agli albori del monitoraggio di qualità dell'aria in Valle d'Aosta. La stazione è stata posizionata alla Tuile per molteplici motivi particolari. Innanzitutto per avere un riferimento, diciamo, di bianco ambientale rispetto alle altre stazioni, in modo da avere sempre un confronto di un sito poco inquinato per poter valutare i tassi di inquinamento registrati nelle altre stazioni. Allo stesso modo, qui in quota è importante monitorare l'inquinamento dovuto all'ozono. Questo perché l'ozono è un inquinante persistente nell'ambiente, perché viene creato in zone remote e trasportato qui dalle correnti atmosferiche. Questo laboratorio si chiama Analisi mineralogiche morfologiche e microanalisi. Ci sono diversi strumenti con i quali possono essere analizzati campioni di aria. Oltre ai campioni relativi alla qualità dell'aria, noi analizziamo anche i campioni prelevati a camino, le cosiddette emissioni industriali. La rete di monitoraggio di qualità dell'aria, oltre a tutti i campionatori automatici che abbiamo visto finora, è integrata da dei campionatori passivi chiamati deposimetri. Vediamo qui una struttura installata alla Tuile. Questa struttura è particolarmente semplice, in quanto il campionatore prevede solo una bottiglia con sopra un imbuto. Questa struttura raccoglie per un mese la pioggia e la polvere che si deposita appunto dall'atmosfera e verrà poi portata in laboratorio per essere analizzata. Siamo al pulpito del decappaggio della Cognace Speciale di Aosta, dove l'acciaio viene trattato con l'acido. È un trattamento chimico e le aspirazioni di queste reazioni vengono aspirate dalle vasche di decappaggio e vengono analizzate tramite degli analizzatori in continuo. I dati vengono trasmessi all'ARPA ogni 20 minuti. Siamo saliti fino in cima al camino del decappaggio. Quello che vediamo è il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni di questo camino. Da questo camino escono sostanzialmente inquinanti sotto forma di vapore acido. Qui stiamo parlando di acido fluoridrico, acido solforico ed acido nitrico. Noi tecnici delle emissioni veniamo periodicamente a controllare questi camini effettuando delle misure che hanno la funzione e lo scopo di paragonare e verificare se il limite di emissione è rispettato e di effettuare una verifica per quanto riguarda il misuratore in continuo. Questi valori, questi numeri sono quelli che vengono letti dal misuratore in continuo che abbiamo visto poc'anzi, e sono i dati che vengono trasmessi in tempo reale a noi all'ARPA. L'attività di controllo delle emissioni industriali non si limita solo alla misurazione che viene fatta inserendo delle sonde nei camini e facendo le misure e i prelievi descritti dal mio collega. Consiste anche in un'attività più generale in cui entriamo a conoscenza in maniera piuttosto approfondita di come funzionano gli impianti, sia dal punto di vista produttivo, soprattutto di abbattimento delle emissioni. I livelli di emissione degli impianti sono determinati infatti da come funziona l'impianto in fase produttiva e soprattutto da quanto bene funziona il sistema di abbattimento delle emissioni. Ecco Michela, il campione deposimetro che abbiamo ritirato oggi alla Tuile.
La prima fase dell'analisi dei deposimetri consiste nella filtrazione. Una volta che tutto il campione è stato filtrato, vengono effettuati due lavaggi della bottiglia di raccolta. Alla fine il filtrato viene riunito in un unico recipiente, ne viene misurato e annotato il volume e ne viene prelevata un'aliquota di circa 500 ml perché l'analisi successiva viene fatta tanto sul filtro quanto sul filtrato. L'ARPA si occupa di effettuare le misure ai camini industriali. Queste misure servono principalmente per verificare il rispetto del limite. Nei camini industriali possiamo avere diversi inquinanti. Noi come tecnici ci occupiamo di misurare sostanzialmente le polveri, i vapori acidi, gli ossidi di azoto. Inoltre collaboriamo con un laboratorio esterno per effettuare anche la misura dei microinquinanti quali diossine e PCB. Alcuni di questi camini industriali, soprattutto quelli che hanno un impatto ambientale più elevato, hanno installati a bordo dei misuratori in continuo. Quotidianamente noi siamo in grado quindi di verificare questi valori. Uno per vedere se l'impianto sta marciando, sta funzionando correttamente. Due per vedere anche che non ci siano eventi incidentali, ovvero che ci siano delle emissioni elevate ed anomale. Sono passati due giorni e fra un momento inizieranno le pesate automatiche dei filtri. Ciascun filtro verrà pesato 5 volte consecutive e poi il nostro programma calcolerà il valore medio del peso e la deviazione standard. La principale industria della Valle d'Aosta è ovviamente l'acciaieria Cogne Acciai Speciali, che ha come impianti principali, per quanto riguarda gli impatti sull'ambiente, la fase di fusione dell'acciaio e di affinazione dell'acciaio liquido e poi la fase di decappaggio in cui vengono appunto affinati i prodotti finiti dell'acciaio. Si tratta di impianti potenzialmente molto inquinanti. La fase di fusione può produrre, oltre a polveri e metalli, anche diossine e altri inquinanti che sono molto tossici per la salute umana e per l'ambiente. E la parte di decappaggio può produrre degli acidi, soprattutto l'acido fluoridrico, che è irritante per le vie respiratorie. Monitorare in continuo questi inquinanti ci permette sicuramente di avere maggiore affidabilità su quello che è i livelli emissivi dell'azienda e permette dall'altra parte all'azienda stessa di avere meglio sotto controllo le emissioni, le prestazioni dei propri impianti di abbattimento, di poter intervenire in maniera pronta. Condividere queste informazioni significa avere trasparenza e affidabilità da una parte, da parte dell'azienda nei sistemi di monitoraggio che vengono utilizzati e da parte di ARPA di come vengono fatti i monitoraggi all'interno. Sulle deposizioni atmosferiche sono ricercati i metalli. La contaminazione da metalli ha sia un'origine naturale sia un'origine antropica. Quando si parla di origine naturale si intende la degradazione del substrato geologico, mentre invece dal punto di vista antropico naturalmente si vanno a ricercare gli inquinanti sia di origine civile sia industriali. I metalli sono ricercati perché presenti in bassissime concentrazioni sono fondamentali per il nostro metabolismo, ma in concentrazioni più alte tendono a bioaccumularsi e quindi possono diventare dannosi, da qui la necessità di fare una mappatura della quantità presente nella deposizione. Per l'analisi dei metalli utilizziamo sulle deposizioni atmosferiche utilizziamo due strumenti che sono tra di loro complementari per coprire l'intero intervallo di concentrazione di diversi metalli. In particolare si utilizza un assorbimento atomico a fornetto di grafite e un ICP ottico. Entrambi gli strumenti si basano sull'interazione di una radiazione elettromagnetica con la materia e quindi con gli atomi. L'assorbimento atomico fornetto di grafite permette l'analisi di un metallo per volta. Questo fa sì che l'analisi sia molto più lunga, ma ci permette di scendere a concentrazioni più basse. L'ICP ottico è uno strumento che sfrutta un gas ionizzato, il plasma, che permette di raggiungere temperature elevate fino a 8000 gradi. A queste temperature tutta la materia viene disgregata e tutti gli elementi chimici, soprattutto i metalli, sono in grado di emettere una radiazione che viene poi quantizzata dal rivelatore a valle.
Una delle misure più ricorrenti e più frequenti è la misura di polveri. La misura di polveri consiste nel inserire nel camino una serie di sonde che servono principalmente a misurare il flusso del camino, ovvero la velocità con cui escono i fumi, la portata dei fumi, la loro temperatura e la pressione di lavoro del camino. Il monitoraggio degli impatti dell'acciaieria però non si limita solo al controllo di quello che avviene all'interno dello stabilimento. Quello che fa ARPA è soprattutto controllare quello che avviene all'esterno in maniera integrata. Significa conoscere in maniera molto precisa le dinamiche di formazione e di emissione degli inquinanti da parte degli impianti produttivi e di conseguenza programmare campionamenti e misure all'esterno in area ambiente in maniera molto mirata, in siti opportunamente identificati con simulazioni modellistiche e con tecniche di campionamento che vanno proprio a mirare gli inquinanti che sono più critici per la qualità dell'aria e che sono caratteristici delle emissioni dell'acciaieria. Tutti i dati misurati, analizzati o raccolti sulla rete di qualità dell'aria vengono quindi poi elaborati presso i nostri uffici da degli appositi programmi. Questo per generare grafici, valutazioni, statistiche che vengono poi fornite in diversi strumenti, in diversi momenti, sia alla cittadinanza per informazione pubblica che agli enti politici preposti per poter attivare dove è necessario le adeguate contromisure per affrontare livelli di inquinamento particolarmente critici. ARPA Valle d'Aosta ha avviato da poco un progetto condiviso con altre ARPA d'Italia in territori e città in cui ci sono altre acciaierie simili alla Cogne Acciai Speciali, in cui fare dei monitoraggi di qualità dell'aria nei dintorni degli stabilimenti con metodiche assolutamente identiche e con modalità e punti di campionamento tra loro confrontabili. Questo progetto ci consentirà di disporre di dati ambientali molto specifici per gli impatti delle acciaierie e di fare dei confronti tra realtà diverse per valutare quanto sono efficaci le misure di contenimento che vengono messe a punto dalle acciaierie stesse. L'insieme di queste attività ci permette di acquisire numerosi dati e informazioni con i quali costruiamo un quadro conoscitivo che cerchiamo di rendere sempre più completo e ampio a favore dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla tematica della qualità dell'aria. Per quanto riguarda la comunicazione al pubblico, tramite il sito dell'ARPA viene pubblicato mensilmente un bollettino sintetico dell'andamento della qualità dell'aria nel mese precedente, per cercare di offrire al pubblico e alla cittadinanza una visione chiara e sintetica dell'andamento della qualità dell'aria sul nostro territorio.